Buonasera a tutti, grazie di aver scelto oggi di dedicare un po' di tempo a questa iniziativa che riteniamo sia molto importante perché comunque fa parte di una serie di iniziative che stiamo portando avanti per fornire alle aziende associate tutta una serie di opportunità e di soluzioni chiavi in mano su problematiche che comunque ci troviamo tutti ad affrontare quotidianamente in azienda. E oltretutto, oltre a sensibilizzare con questi strumenti, vogliamo anche condividere quelle che sono le politiche di genere, nel fattispecie, visto l'argomento di cui parleremo oggi, che sono efficaci per creare degli ambienti di lavoro che siano inclusivi, che siano sostenibili e che di conseguenza consentono a tutti di poter esprimere al meglio le proprie capacità. Perché, attenzione, il tema di oggi, la parità di genere, non è assolutamente solo una questione di giustizia sociale, ma come dice il titolo, in cui tutti noi che l'abbiamo organizzato ci crediamo molto, è un fattore determinante per la crescita economica e per lo sviluppo sostenibile dell'azienda. Avere contributi di tipo diverso all'interno di una squadra è fondamentale per massimizzare la competitività. Tutte le nostre aziende hanno bisogno di competitività, tutte le nostre aziende hanno bisogno dinamicamente di avere contributi che aumentino, che migliorino, che rendano questa competitività sempre più alta. E la parità di genere è assolutamente una delle modalità per ottenere questo fattore che poi porta alla crescita e alla sostenibilità dell'azienda. Magari parlandone possiamo anche dire che siamo tutti d'accordo sul principio, però abbiamo visto che i progressi fatti sono ancora un po' pochi. La strada è lunga, il cammino lo vediamo che è tortuoso, però l'importante è essere partiti, andare lungo questa strada. Ci sono cose importanti su cui lavorare, l'aspetto retributivo, l'aspetto di rappresentanza nei ruoli dirigenziali, nei consigli di amministrazione. Anche qui non è soltanto un fattore di equità, ma c'è una perdita di questo potenziale di innovazione, di competitività che si ha in assenza di parità di genere. Quindi l'obiettivo di oggi è cercare appunto di aiutare tutti noi a capire quale può essere la strada per andare avanti in questa direzione. E c'è una linea guida che è assolutamente chiara ed è univoca, ed è quella di creare una cultura che apprezzi e valorizzi la parità di genere. Perché, come anche ci siamo detti nei vari seminari sulla sicurezza, prendere iniziative di questo tipo soltanto come delle leggi da rispettare, delle tasse da pagare, non serve assolutamente a niente. Invece sono delle opportunità proprio per cambiare la cultura all'interno dell'azienda. E il cambio di cultura, come dicono i nostri colleghi americani, è sempre un'azione top-down, quindi si parte dall'alto. Si parte dalla dirigenza dell'azienda, si scende ai quadri, ai responsabili, in modo tale che possa questa cultura di accoglienza, questa cultura di rispetto, questa cultura di parità permeare tutte le componenti dell'azienda. Solo in questo modo si può riuscire veramente a apprezzare e fare della parità di genere un fattore di competitività. E per far questo, quindi, importantissima è la formazione. Questo evento di oggi vuole essere un piccolo passo, un piccolo contributo in questa direzione per aiutare a formare tutti coloro che possono avere un ruolo attivo e dirigente nel creare questa cultura. Sì, le normative aiutano, abbiamo visto che in alcuni paesi europei ci sono delle normative che aiutano di più sulla trasparenza salariale, ma insisto, senza il cambio di cultura si fa anche presto a ignorare le normative o comunque a trovare un modo per bypassarle.
Abbiamo, cosa molto importante, anche nel nostro territorio, aziende che hanno già intrapreso questo percorso con risultati notevoli, che possono quindi condividere con noi delle buone pratiche. In particolare, oggi ringrazio Emanuele Rossini, rappresentante di Ruffino, che proprio ci porterà la sua esperienza diretta su questo tema per farci vedere che non sono solo slogan, non sono soltanto delle filosofie, ma in realtà un'applicazione pratica può dare dei risultati tangibili e concreti. Quindi, in conclusione, quello che ci stiamo dicendo e che vogliamo sviluppare durante l'incontro di oggi è che la parità di genere, come tutte le attività aziendali, è un obiettivo che non si può mai raggiungere da soli. Richiede una squadra e un impegno collettivo di tutti all'interno dell'azienda e all'esterno. Le istituzioni, le associazioni, il sindacato, ognuno deve fare il suo lavoro e deve dare il suo contributo. Quindi, con questo spirito vi incoraggio a partecipare. Vi ricordo che l'evento sarà registrato, quindi questo è molto importante per tutti, sapere appunto che tutto sarà registrato, quindi potrete anche rivederlo e rivedere quei passi che possono essere importanti per voi. Vi rinnovo il ringraziamento per essere qui con noi e quindi passo la parola a Veronica Rovai per l'inizio dei lavori. Buona giornata. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il vicepresidente Paolo Sorrentino perché questa sua attenta e puntuale presentazione che ha già dato, insomma, un indice di quello che sarà questo pomeriggio insieme. Innanzitutto mi presento, visto la nuova unione di Confindustria Toscana Centro e Costa, non tutti mi conoscono, io sono Veronica Rovai, lavoro all'interno dell'ufficio sindacale della sede di Firenze e mi occupo in particolare degli aspetti legati all'ambito previdenziale e di sicurezza sociale. Faremo un po' insieme al collega Luca Lorenzini della sede di Livorno, faremo un po' da collanti tra diversi interventi. Io parto con una rapida indicazione operativa, naturalmente non sono aperti i microfoni, potete comunque fare le domande sulla chat di Teams, i quesiti verranno raccolti da noi e risponderemo alla fine dei tre interventi. Vado a presentare quella che è la prima relatrice, qui parità di genere ce l'abbiamo perché avremo due relatrici donne e un uomo, quindi anzi siamo in maggioranza. È la dottoressa Paola Guerra, fondatrice e direttrice della Scuola di Etica e Sicurezza. La scuola è nata all'Aquila, subito dopo del terremoto nel 2009, con l'idea di fornire un aiuto ad una popolazione in grave emergenza. L'esperienza di Paola Guerra, di tutti i suoi collaboratori, tocca ad oggi tantissimi aspetti sulla sicurezza, sulla salute, sul benessere, come diritto fondamentale di tutti a rendere le organizzazioni sicure, inclusive, pronte a gestire l'avversità. Quindi il suo supporto è proprio di formazione anche oggi per farci capire bene come la certificazione di genere possa essere inserita in azienda e essere quel valore aggiunto che fa crescere tutta la popolazione aziendale. La giornata di oggi è stata fortemente voluta da tutti noi di Confindustria Toscana Centro e Costa, anche con l'idea di condividere un percorso che stiamo già intraprendendo con alcune aziende, che hanno colto, diciamo, prima di altre l'importanza dell'argomento del genere, della certificazione di genere, sono state incuriosite da una prassi che è quella della 125, che poi tratteranno i relatori, che ha degli aspetti atipici e intriganti, diciamo così, giusto? E hanno iniziato a intraprendere quindi la strada che poi li porterà alla certificazione di genere. Lascio ora la parola al collega della sede di Livorno, Luca Lorenzini, per il suo saluto. Grazie. Grazie Veronica, un benvenuto a tutti. Anch'io mi presento brevemente per chi non mi conosce. Ovviamente mi chiamo Luca Lorenzini, anch'io principalmente opero in ambito sindacale e risorse umane.
variando poi, come altri colleghi, anche su attività legate all'approfondimento di temi come il GDPR piuttosto che la 231 o come il tema di oggi, che sono evidentemente di interesse per le imprese. Desidero ecco, sottolineare brevemente come la direzione in cui si sta sviluppando l'attività del nuovo soggetto confindustriale sia quella di aver voluto mettere per questo tipo di attività a fattor comune la rete di professionisti fino a ieri sviluppata ognuno per conto proprio, ed è per questo che oggi abbiamo sia la presenza della Scuola Internazionale di Etica e Sicurezza, come ha presentato poc'anzi Veronica, sia la SIQAM, che invece presento io, che è una realtà con la quale collaboro personalmente e con notevole, direi, e reciproca, spero, soddisfazione da diversi anni sui temi, oltre che quello oggetto del webinar di oggi, sui temi appunto della 231 piuttosto che della privacy, per così dire. Tutte realtà, e concludo, in grado di supportare sia le attività informative, sia quelle formative, ma altresì poi di procedere all'implementazione concreta di sistemi e procedure. Quindi ecco, possono unire e uniscono l'utile al pratico, al dilettevole. Io a questo punto direi di entrare nel vivo del webinar, quindi lascio la parola, vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Guerra. Grazie mille, dottor Lorenzini, e grazie di cuore al vicepresidente Sorrentino, Veronica Rovai, e un grazie di cuore in anticipo a Daniele Sguanci e a Giacomo Borselli e a tutti i colleghi. E sono qui come partner e felice partner, quindi è reciproca la gioia della collaborazione e anche come socia, e quindi di questa realtà nuova che mi ha entusiasmato, perché essendo una milanese che ha vissuto in Abruzzo e poi ha scelto la Toscana come terra di elezione a metà tra le due, sono felice di poter avere di essere oggi socia non solo di Confindustria Firenze, ma di una Confindustria che ha aperto le sue porte a tutta l'area del centro e della costa. E quindi con vera gioia mi è stato chiesto di una responsabilità abbastanza importante, che è quello di introdurre il tema andando non a descrivere il processo, che forse è quello che vi aspettereste tutti, ma quello lo farà Claudia, invece andare a guardare uno sguardo alto su quello che è la ratio, il perché, quindi perché dovremmo guardare in alto e comprendere come le decisioni di intraprendere questo processo con piccoli passi siano proprio un dovere etico ancora più che un dovere giuridico. Quindi sono davvero contenta, perché è un argomento che è fortemente correlato a tanto di quello di cui in cui mi batto, uso queste metafore non perché mi chiamo Guerra di cognome, ma perché ci credo davvero in alcune cause sociali, tra cui quella di diffondere nel mondo la consapevolezza di quelle che sono le modalità per andare a gestire rischi ed emergenze, certo, ma soprattutto a costruire il benessere nelle nostre organizzazioni e anche nella nostra società civile. Questo tema è uno di questi. Ci arriveremo alla fine in questo piccolo viaggio che desidero fare con voi su quelle che sono le parole chiave che abbiamo messo nel sottopunto, quindi crescita, innovazione e opportunità. Quindi vedete le slide? Penso di sì, no? Quindi pronti via. Partiamo da qui, non tanto per uno sguardo nostalgico, no? Perché quando si guarda il futuro si deve sempre avere un po' di ancoraggio anche sulla nostra storia. La storia ci porterebbe anche molto più lontano. In questi tanti anni di lavoro su questo argomento vi dico che quello che stiamo vivendo oggi è ancora un retaggio di quelle che sono le culture greche e romane. Per i greci la donna non aveva logos, quindi la parte alta dell'intelletto, per i romani la donna non era un soggetto capace e giuridicamente autonomo, per cui doveva agire con un suo tutore per la sua fragilità sia fisica che instabilità caratteriale. Quindi greci e romani che portano avanti questa influenza e a grandi donne, grandi uomini, perché i cambiamenti, io sono una fautrice del dialogo e della valorizzazione
valorizzazione della diversità, e quindi le donne che sono state protagoniste di questo percorso è perché hanno avuto a fianco uomini che ci hanno creduto. Una di queste è Teresa Mattei, che nel 1947 nell'Assemblea Costituente, insomma, grazie a lei essenzialmente la parità di fatto anche a livello costituzionale è un diritto formalmente acquisito. E quindi il certo che leggendo questa frase detta il 18 marzo del 47 ci viene da dire che senz'altro tanta strada è stata fatta, tanti ostacoli sono superati, ma il percorso è ancora assolutamente in essere e a tutt'altro che essere, come dire, già raggiunto, perché come vedremo dai dati che vi ho e che vi sintetizzerò in questo breve speech. Allora, il viaggio non poteva che partire da un impegno preso da quasi 200 paesi del mondo, quindi 269 e 100 erotti paesi nel mondo che si riuniscono e decidono che la parità di genere diventi uno dei 17 obiettivi per quanto riguarda la sostenibilità. Di sostenibilità stiamo tutti parlando molto nelle nostre organizzazioni, anche grazie a Confindustria. Questo è un obiettivo più di sostenibilità sociale che non il più famoso sostenibilità ambientale, ma è un obiettivo senz'altro chiaro. Certo, uno dei 17, quindi non è detto che sia il primo al quale pensiamo o a quali, andando anche nelle scuole, quando andiamo a chiedere sostenibilità uguale a, non viene subito in mente parità di genere. Ok, quindi vengono in mente altri obiettivi, quindi per dire che a livello culturale tanto dobbiamo fare, soprattutto nelle scuole, no? E oltre che nelle nostre famiglie e oltre che ovviamente lo stiamo facendo nelle nostre aziende. E quindi il 5, e voglio dirvi, collegandolo giusto per averne due, anche il 10, che è vero che parla di disuguaglianze economiche, culturali, ma la disuguaglianza sociale, la disuguaglianza culturale porta anche come dire punto di arrivo la un'equità di genere. Quindi primo punto di partenza è questo. Secondo grande punto di partenza è, secondo punto sempre di riflessione congiunta, è quelle che sono le strategie europee. Quindi le nostre scelte, e anche di quelle di cui parleremo oggi, sono il frutto di un progetto strategico di obiettivi, quindi poi invece di pianificazione operativa, in cui spronare le aziende sulla certificazione di genere discende da queste strategie. Quindi qual è la visione che l'Unione Europea si dà? Questa bellissima frase che abbiamo voluto sintetizzare è: un'unione in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità. E questa è la vera parola, no? Quindi parità sembra, quando parliamo di parità di genere, i commenti, diciamo, che non vorremmo sentire, ma che sentiamo nel corridoio, è la solita battaglia femminista con la parità di genere. La verità è che iniziando questi percorsi, poi ascolteremo anche Emanuele, vediamo che poi il tema della diversità è quello che si apre, il valore della diversità. E quindi in cui tutti siamo liberi di perseguire il percorso di vita che abbiamo scelto, e quindi ancora una volta l'ampiezza, il rispetto della diversità che consente la libera espressione nel mondo rispetto a quello che vogliamo fare, senza nessun stereotipo, no? O limite. E quindi gli obiettivi principali sono, infatti, sintetizzando tutta la strategia europea, sono quello di porre fine alla violenza di genere, che anche se non è così esplicita, lo vedremo bene con Claudia anche, non, cioè è un po' sottostante uno degli obiettivi, uno dei KPI, ma in realtà la violenza è il modo con cui si esprime la non convinzione sulla parità. Nelle nostre organizzazioni non parliamo a volte di violenza esplicita, ma di microaggressioni, di violenza implicita, che sono frutto di stereotipi e bias. Quindi il lavoro è molto, anche come vedremo, anche nel andare a ridurre questi terrificanti dati che riguardano i femminicidi, ma che, come punta esterna dell'iceberg, ma che hanno sottostante violenze di natura psicologica o sul lavoro, e in forme di microaggressioni veramente diffuse.
Quindi, collegato alla violenza, il mettere in discussione, stroncare, ridurre gli stereotipi e colmare i divari di genere. E quindi ancora gli obiettivi poi concreti, chiari, sono quello di raggiungere la parità partecipativa, e vedremo se e come, a che punto siamo nel nostro paese, affrontare il divario retributivo, e suggerisco anche di portare l'attenzione sulla parola pensionistico. Perché il tema divario retributivo è oggi un tema che possiamo andare a vedere, vedremo i colleghi come lo hanno affrontato, ma poi in futuro, non molto lontano futuro, questa non parità retributiva diventa un problema sociale grave, che sarà quello di avere donne, spesso che rimangono sole per molti anni, con pensioni molto diverse da quelle che avrebbero avuto se avessero fatto una carriera da uomo. Colmare il divario di genere nell'assistenza, e questa è una parola chiave che mi sta particolarmente a cuore, la parola cura, e raggiungere l'equilibrio di genere. La strategia nazionale è fatta per 21-26, è molto bella per chi la vuole leggere, è piena anche di idee, di politiche, di strumenti che si possono declinare nel contesto aziendale, e quindi ancora una volta dice: ma rispetto agli obiettivi di sostenibilità mondo, rispetto alla strategia europea, l'Italia come si vuole muovere? E l'Italia si vuole muovere, per forza di cose si deve muovere, anche se non si volesse muovere, si deve muovere. Questi sono i dati di quest'anno del Gender Equality Index, questo è il dato a livello europeo, quindi l'Europa si colloca con un punteggio di 70.2, poi vedete che è il frutto di sei parametri che attengono l'accesso alla salute, al potere, il tempo che debbono dedicare, quindi il tema della conciliazione vita-lavoro, il tempo che è dedicato alle famiglie, ai figli, agli anziani, alla cura, la conoscenza, il denaro e il lavoro. E ovviamente rispetto a questo dato europeo, che è migliorabile anch'esso ovviamente, vediamo un'Italia che in questo dato, in questo indice, il Gender Equality Index, si pone al 13° posto. Bravi, molto bravi, lo vedremo anche nelle analisi mondiali, sulla parte dell'accesso all'istruzione, siamo i primi in Europa sull'istruzione e i risultati. Diciamo il risultato migliorabile, bene ma non benissimo, male o malissimo, quello che riguarda il tema del denaro e il lavoro. Quindi abbiamo un 68.2 di punteggio vario. Quindi in sintesi vi abbiamo sintetizzato il report dicendovi cosa? Bravissimi sul dominio salute, accesso alla sanità e istruzione, abbiamo sicuramente una forte disuguaglianza ancora oggi nel dominio lavoro. Ricordiamoci che una su due è la media italiana delle donne che lavorano, e se guardiamo al sud una su tre che formalmente lavora, ok, che di fatto lavora con un inquadramento. E quindi stiamo migliorando sul dominio del tempo, quindi sulla parte che è appunto l'equilibrio e anche un po' l'aiuto che riusciamo a dare per attività assistenziali, e come vedremo poi lo ribadirò più volte, il tema non è solo l'asilo nido, ma può essere fatto molto di più, oltretutto abbiamo invece un peggioramento, una stagnazione nel tema del dominio del denaro. Quindi la non equità retributiva è una tematica che nelle aziende su cui stiamo lavorando in Toscana non sembra essere così enorme, questo divario retributivo, e in aziende, nell'ultima azienda in cui siamo andati, erano per lo più donne rispetto a uomini, e quindi la partecipazione era molto alta e anche le retribuzioni non sono così distanti, però a livello nazionale questo invece è ancora oggi un tema. E vediamo invece il drammatico risultato, dico drammatico perché è in forte peggioramento. L'anno scorso eravamo al 68° posto mondo, quest'anno siamo all'87°. Quindi il tema, per questo che io dico, è siamo dentro una rivoluzione in cui però non possiamo fermarci, non possiamo stare in stagnazione, dobbiamo addirittura retrocedere. Ma perché retrocediamo? Perché ci sono altri paesi, tra l'altro alcuni africani, che stanno andando molto più veloce di noi.
e quindi noi retrocediamo perché altri hanno invece risultati di una certa importanza. Vi do soltanto qualche cenno, poi ovviamente vi rimando al report che è anch'esso molto interessante. Siamo al 111° posto su, ribadisco, 146, quindi in materia di partecipazione alle attività economiche. Poco, pochissimo, quindi davvero ho insegnato in università per tanti anni, ho insegnato in Bocconi, collaboro con università in tutta Italia e vedere l'eccellenza delle studentesse italiane fa, come dire, a me molta tristezza, ma soprattutto rabbia nel vedere poi questo risultato successivo. Siamo invece in buon posto a livello di livelli di istruzione, un buon posto riguardo all'accesso alla salute, un posto in miglioramento sicuramente riguardo all'empowerment politico, ma direi che, come diciamo sempre, l'eccezione non è tanto stupirci se un sindaco diventa donna, cioè un sindaco, cioè una donna diventa sindaco, piuttosto che diventa capo di uno Stato o un capo di un partito politico. Il senso dovrà essere quando ci stupiremo perché un uomo è diventato sindaco o un uomo è diventato presidente del Consiglio o della Repubblica. Quindi, in sintesi, l'Italia rispetto al mondo è all'87° posto, rispetto all'Europa è il 37°, quindi su 40, quindi siamo indietro. Questo voglio dirvi, guardiamo in alto per farci venire quella sana, come dire, ad gradior di voglia di affrontare la vita e dare ognuno di noi un qualcosa per cambiare la situazione. Quindi quando poi altri ci dicono adesso sì, parlate tutti di parità di genere, è una moda, non è una moda, è un'urgenza mondiale. Quindi però mettiamoci dal punto di vista delle aziende, faccio anche l'imprenditore oltre che il docente, quindi dico, ma quali sarebbero i vantaggi? Claudio parlerà dei vantaggi della certificazione. Ho provato a raccogliere dati mondiali sui vantaggi che riguardano invece il valore di un'impresa, il valore economico, il valore patrimoniale, il valore finanziario, quindi andiamo a vedere che cosa le ricerche fatte in merito a i miglioramenti. Primo capitolo, che è quello che interessa sempre gli imprenditori, no? Il primo dovere di un imprenditore è quello di produrre risultati economici e finanziari. Quindi vediamo che dati sono stati trovati. Allora, primo tema, l'aziende con una maggiore diversità di genere registrano, secondo le ricerche di McKinsey, sono un paio di dati, un aumento della produttività del 15-20%, e le aziende con una rappresentanza femminile nei ruoli di leadership del 21%. Una ricerca che leggevo in questi giorni di Credit Suisse ci dice anche che l'aumentare della presenza femminile per le quotate in borsa porta ad un andamento del prezzo delle azioni crescente. Quindi, come se le donne dessero affidabilità per la loro prudenza, per la loro capacità di ascolto, per la loro responsabilità. Non ne voglio fare un chi è più bravo di chi, perché credo che nelle aziende vinca quando ci sono dei team dove vige l'armonia e la valorizzazione della diversità. Quindi innovazione e creatività, questo in qualunque argomento che riguarda la diversity and inclusion, non è un argomento di cui parliamo oggi, ma le aziende che promuovono la diversità hanno il 13% in più di probabilità di introdurre innovazione di prodotto, di processo, di mercati. Quindi idee innovative, la creatività, l'innovazione è, come dire, alimentata dalla diversità, quindi dal guardare quella sfida da più punti di vista. È la migliore capacità di decisione, quindi la diversità nei team porta decisioni migliori, al problem solving e ancora all'incremento della fiducia dei consumatori. Quindi aziende percepite come inclusive di fatto guadagnano maggiore fiducia anche da parte dei clienti. Quindi investire, crederci, dirlo, venirlo a testimoniare ognuno nel proprio ambiente, porta a vedere quell'azienda con uno sguardo di maggiore fiducia. Addirittura nell'index del Diversity Brand dello scorso anno, il 77% della popolazione è maggiormente propenso verso brand più inclusivi. E tutto questo, abbiamo parlato di performance, abbiamo parlato di innovazione, di creatività, di fiducia, e dipendenti?
I dipendenti, due punti, che potrebbero bastare questi. Quindi il tema che stiamo affrontando tutti come imprenditore è quello dell'attrattività delle nostre imprese per un giovane che decide, o un non giovane, che decide di lavorare con noi, piuttosto che la retention. Quindi credo che potremmo discutere ore in una cena tra colleghi imprenditori e vedere che questo è il tema. Quindi attrarli e tenerli, attrarli e tenerli. L'apertura alla diversità e alla parità di genere è un fattore che aiuta? Quindi senza dubbio in tutte le ricerche emerge che le politiche di inclusione e diversità aumentano la soddisfazione e l'engagement, abbassano il turnover. E vediamo però questa parola engagement, perché questa è la sfida dei tempi moderni. Questo costrutto, che è un costrutto meraviglioso, quando ci dicono ma come fare a misurare il benessere, esiste una scala meravigliosa appunto per misurare il work engagement, e quindi anche farlo a distanza di tempo. Il work engagement è quell'impegno, no? Quindi le persone impegnate, motivate, contente di venire a lavorare. Non vuol dire non stanche o non stufe dei giorni, però engaged, cioè persone che sono motivate e contenti, che quindi dedicano, sono leali nel vero senso di una volta della lealtà umana, che è quella dell'essere contenti di lavorare per quella causa. Questo è una priorità nazionale, perché il work engagement, leggetevi questo report, l'avrete sicuramente fatto, è appena uscita la nuova edizione, lo State of Global Workplace di Gallup, in cui il 72% della popolazione che lavora non ha questo senso di engagement. Quindi come fare a tenere a lavorare persone, e soprattutto come fare a tenerle non engaged, piuttosto che tenerle e volerle, come dire, trovare persone, come agire sull'engagement? Una delle strade è proprio agire sulla diversità e la parità. Quindi sono temi che soprattutto per i giovani sono temi importantissimi, quindi sono temi come la sostenibilità ambientale, l'apertura alla diversità, all'etica, sono temi che per i giovani che si stanno laureando sono temi prioritari anche nella scelta del posto di lavoro. Quindi in sintesi, parità e inclusività portano un aumento del work engagement. Sarebbe bello fare una ricerca, anzi lancio l'idea di chi vuole mettersi insieme e farla, e quindi, come vi ho detto, tutto ciò che è il beneficio sia delle iniziative di parità, finanziarie, innovazione, attrattività, engagement, e questo ci è chiaro. Quindi la parità di genere e la crescita economica, altri dati, McKinsey Global, un aumento del PIL italiano, la produttività, le nostre grandi, l'innovazione, su questo ci sono politiche collegate a questo processo italiane importantissime sulle donne nei settori STEM, e quindi la sfida che a tutti i livelli stiamo guardando e stiamo osservando. E in ultimo tre messaggi. Allora, il primo messaggio, vediamo due aziende che è ovvio che prendano dei premi, no? Quindi la prima è l'Enel, però per dire il messaggio, che cosa noi del tessuto industriale toscano, magari non così grandi, no? E esistono premi, prendiamoli, cioè candidiamoci, il Top Employer for Gender Equality, piuttosto che il Bloomberg Gender Equality Index. Quindi esistono premi in cui sarebbe sempre più bello vedere non i soliti nomi, come si sarebbe dire, ma oltre ai soliti nomi incominciare a vedere anche delle nostre aziende che prendono premi proprio su queste tematiche. Quindi dovessi dare dall'esperienza di questi anni, allora, quali sono le sfide vere, no? La genitorialità, ne parlerà Claudia, il work-life balance, ok. Una parola che ritengo sfidante, non scritta nella parità, è cura, soprattutto della parte della disabilità e degli anziani. Noi siamo un popolo che purtroppo non genera bambini, anzi, siamo dentro una loop vizioso. Donne che non lavorano, ci aspetteremmo che quindi abbiano più tempo per fare figli, ma non li fanno perché uno stipendio
mi provoca incertezza e quindi con uno stipendio non faccio figli, ne faccio solo uno, ma lo guardo di più. Adesso sto generalizzando, ma è un fenomeno sociale scritto in tutti i report. Quindi sì, certamente Paola, sì, il work-life balance, quindi genitorialità, ma già che ci siamo, apriamo a tutti i temi che riguardano i caregiver, magari non tutti insieme. Quando parlo con i genitori non sarà lo stesso discorso che faccio quando invece parlo con giovani donne e uomini, cinquantenni o cinquantacinquenni, che hanno il tema di prendersi cura dei familiari anziani. Quindi l'altro grande tema, ovviamente collegato a tutto, la base di tutto è l'empowerment. L'empowerment, l'identità, in molte aziende in cui lavoriamo ci dicono che le donne non si candidano quando si aprono le posizioni. No? Quindi le posizioni a livello dirigenziali, donne non si candidano. Quindi il tema è, a parte la sindrome dell'impostore che conosciamo bene, ma il perché, quindi il come posso fare invece a fare in modo che le persone si sentano più capaci di e più confidenti di poter occupare un ruolo. Un altro argomento sfidante a fianco a quello del whistleblowing è quello della consigliera di fiducia. E quindi ancora una volta non sottovalutiamo le violenze non sono solo i femminicidi, non sono solo quello che purtroppo arriva sulla cronaca, che è un dramma, ma di violenza nelle organizzazioni vediamo tantissimo in termini di microaggressioni. Quindi istituire interno e esterno una figura che abbia la sensibilità e anche la competenza per aiutare a dirimere questo tipo di casi è una sfida. E ovviamente stereotipi e bias lo abbiamo visto, ma non ultimo, in modo proprio esplicito, chiaro, il tema della prevenzione e gestione di molestie e violenze. Quindi non è una moda, ma deve divenire un obiettivo strategico. Chiudo con questa slide e non abbiamo più il tempo, quindi non ho fatto la slide con Cronos, ok, ho fatto la slide con Kairos, e quindi che è l'altra faccia del tempo, questo meraviglioso quadro che è a Palazzo Vecchio, quindi la rappresentazione di Kairos dentro Palazzo Vecchio di Salviati, ci fa vedere nella sua magnificenza. Kairos è il momento giusto, quando io è quell'attimo tra perdere un'opportunità e vincere quell'opportunità. Quindi Kairos è giovane, Kairos è sfuggente ed è per questo che è calvo. Non lo riesco a prendere, ok, per i capelli. Kairos ha delle ali e Kairos tiene in mano una bilancia per dirci e richiamare i nostri teste, i nostri cervelli, i nostri cuori a questa sfida che non può essere una parità, che come minimo deve divenire una priorità strategica, ma che è una priorità per tutto il nostro paese e il nostro bel mondo. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie. Allora prendo io la parola, Paola, me la cedi? Sì, certamente, cercando di interrompere la presentazione, spero di averlo fatto, ok? Sì, a te, allora, Claudia. Allora, intanto grazie a Confindustria per l'invito a partecipare a questo evento. Grazie 100.000 volte a Paola, perché dopo venire a parlare dopo Paola, diciamo, ti prende quella voglia di continuare a chiacchierare e a seguirla nel discorso, e mi dispiace invece di dovervi, insomma, riportare un po' su un tema un pochino più tecnico, però grazie per aver, diciamo, ci siamo divise i ruoli così. Espresso molto molto bene quello in cui effettivamente anch'io credo, e che non è facile passare poi il messaggio nelle aziende, però diciamo che questa parità di genere ha sorpreso un pochino tutti, l'accoglienza di questa prassi di riferimento è stata molto molto forte sul mercato, e quindi questo è una cosa molto molto importante che ci ha davvero fatto molto piacere. Vi condivido le slide. Come forma di presentazione, così almeno. Perfetto. Allora, a me tocca la parte un pochino più tecnica, però diciamo che dopo quello che ci ha raccontato Paola è anche molto più facilitato il mio compito. Faccio un passaggio veloce, ma Luca ci ha già presentato, per cui io rappresento la SIPOM, che è una società di Bientina che
si occupa di consulenza sulla parte sia di protezione dei dati personali che sugli schemi ISO e in questo momento parliamo di uno schema di certificazione che è quello della qualità di genere. Tutto quello che Paola ci ha raccontato prima a livello italiano ha trovato, diciamo, una sintesi o almeno comunque un primo approccio su questa prassi di riferimento. Quindi questo documento emesso dall'UNI non è una norma, è una prassi di riferimento che entro 5 anni dovrà essere convertita in una norma UNI, ma probabilmente sarà anche probabilmente adottata a livello internazionale, visto l'importanza, e questo ce l'ha raccontato bene Paola prima, perché non è una cosa che nasce in Italia, questo è un percorso che ci portiamo dietro da diversi anni e sta dentro agende molto più importanti di quello che poi è diventato anche il nostro PNRR. Quindi mi aspetto che probabilmente nei prossimi anni questa diventerà una norma, quindi avrà il carattere proprio ufficiale di una norma. È il frutto del lavoro di un tavolo di lavoro sulla certificazione di genere, dove hanno partecipato diversi attori che presentavano diverse voci, quindi la parte, diciamo, del Dipartimento delle Pari Opportunità, il Ministero dell'Economia, delle Finanze, il Ministero del Lavoro, quindi vari attori. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di prevedere, di richiedere, di misurare, rendicontare e valutare dati relativi al genere nelle organizzazioni. Quindi cercare di acquisire quello che è lo stato dell'arte, oggi fare una fotografia molto, molto diffusa sul territorio, con lo scopo, con un unico scopo, no? Piccolo, ma sembra, diciamo, per come è messa la realtà in Italia, sembra ancora, diciamo, in divenire. Con lo scopo di ridurre la parità, scusate, ridurre le diversità di genere e inserire un piccolo seme all'interno delle organizzazioni che possa far crescere questo sentire, no? Il sentire che oltre ad essere un tema di equità sociale è un tema proprio di sviluppo dell'organizzazione, quindi di strategie positive delle organizzazioni. L'unico modo uno dei modi per rendere questo seme vivo e per farlo crescere è quello di chiedere alle aziende di inserire negli obiettivi aziendali anche temi di parità di genere, quindi farle diventare strategie aziendali, perché poi laddove l'azienda investe su un argomento è chiaro che si aspetta di ottenere degli obiettivi e questo far crescere, diciamo, delle possibilità. L'altra possibilità è anche quella di certificare poi questi risultati, quindi di rendere evidente al mercato che siamo un'organizzazione che cresce e che ritiene che la parità di genere sia uno degli elementi importanti per la crescita aziendale e quindi la certificazione, quindi far riconoscere questo nostro impegno anche verso l'esterno. Prima Paola ci ha portato validi esempi e valide ragioni del perché essere un'azienda inclusiva, perché potenziare, diciamo, le nostre diversità invece che appiattirci su uno standard omogeneo di approccio al lavoro. Qui in questa slide, diciamo, ripercorro un attimo il perché è anche positivo certificarsi verso la parità di genere. È positivo e diciamo, è vantaggioso perché intanto aumenta, diciamo, la reputazione e la competitività dell'azienda sul mercato. Aumenta la reputazione perché, come ci ha detto prima Paola, le imprese vengono sempre più misurate su indicatori diversi da quelli che sono quelli economici oggi, no? Si parla di sostenibilità, si parla di equità, si parla di temi che prima, 20 anni fa, sembrava una cosa, diciamo, un obiettivo in testa soltanto a qualche imprenditore più avanzato. Oggi le aziende vengono misurate da questi indicatori e sempre di più lo saranno misurate. Quindi presentarsi come un'azienda che ha un obiettivo di essere un'azienda inclusiva, che ha degli obiettivi all'interno del proprio piano strategico di crescita anche su questi temi, aumenta sicuramente la competitività delle imprese. Porta dei benefici economici? Sì, sicuramente, perché la certificazione, come poi vedremo dopo,
consente alle aziende, a chi si è certificato, di poter fa facilmente accedere a finanziamenti o sgravi contributivi o può usufruire di premialità nei bandi di gara. Sempre di più nelle gare d'appalto, nei bandi di partecipazione a progetti europei, si chiede alle aziende di essere certificate anche parità di genere, quindi di poter dimostrare verso l'esterno che si ha una volontà, no, di credere a certi valori. E naturalmente migliora anche il clima interno, cioè è chiaro che se io mi approccio sempre di più ad essere un'azienda inclusiva, a guardare i miei dipendenti non soltanto come risorse umane impegnate nella mia attività, ma persone con le quali devo dialogare e devo ascoltare soprattutto, è chiaro che questo fa sì che l'ambiente di lavoro diventi sempre più positivo e si riducano anche quegli attriti, oppure quegli attriti invece di crescere sotto la cenere e far esplodere eventualmente poi problemi più grandi vengono affrontati perché si ha un clima aziendale dove si può, possono portare sul tavolo anche temi di questo tipo. La legge 162 del 2021, come vi dicevo, presenta, al di là delle modifiche che ha fatto sul codice delle pari opportunità, presenta la possibilità di certificarsi per la parità di genere. E introduce, diciamo, una premialità sulla parità per quelle aziende che otterranno la certificazione. In genere si parla di esonero di contributi previdenziali, poi vedremo che è nella misura dell'1% rispetto al totale di quelli dovuti, a un punteggio premiale per l'accesso ai finanziamenti, al punteggio, diciamo, premiante nei bandi di gara. Qui vi ho messo una slide che riassume, diciamo, quant'è la percentuale dell'1% sul totale dei contributi complessivi che sarebbero dovuti dall'azienda per un massimale di 50.000 euro e a quale l'azienda può richiedere di poter avere appunto questo sgravio. Vi ho lasciato qui dei link a cui poter andare per prendere informazioni, maggiori informazioni, specialmente quello dell'INPS, per poi fare domanda, diciamo, per accedere a questi sgravi contributivi. Entriamo nel merito della parità di genere. La prassi, diciamo, di riferimento è un documento abbastanza corposo e interessante da leggere, soprattutto anche nelle parti iniziali, dove, come vi ha fatto prima vedere Paola, si evidenzia il contesto in cui è nata questa prassi di riferimento, non ce la siamo inventata, era un'esigenza che già da anni bolliva, no, sotto, e l'UNI, insieme a questo tavolo di lavoro, ha colto questa occasione e ha descritto in un documento che è una linea guida, però una linea guida un po' sui generis, perché ci si può certificare su questa linea guida, ha descritto quelli che erano per loro gli elementi essenziali da far crescere, da prendere in considerazione all'interno delle aziende. I due punti essenziali che si prendono a riferimento quando ci si approccia alla PDR 125 sono gli indicatori di performance, quindi i famosi KPI, e la struttura del sistema di gestione. Quindi sono due elementi che ci viene richiesto di poter mettere, di dover, diciamo, mettere a bagaglio quando andiamo a chiedere a un ente certificazione di poter essere certificato. I principi, prima Paola è stata bravissima nell'annunciare qual è lo scopo, no, di questa certificazione, di questo tema della parità di genere. La prassi di riferimento si basa su principi che sono il superamento della visione stereotipata dei ruoli. Prima l'ha detto molto, molto egregiamente, no? Si deve andare oltre a quello che si è sempre pensato per tradizione o perché si è sempre fatto così. Il rispetto di principi costituzionali, perché la nostra Costituzione già ne parla, no? Di parità e di uguaglianza, si basa sul principio di indurre piccoli passi ma concreti all'interno delle aziende, quindi azioni che favoriscano effettivamente la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e l'attuazione di un sistema di gestione che è lo strumento, l'infrastruttura sul quale le politiche che l'azienda dovrà mettere in atto
potranno crescere, essere applicate, controllate e migliorate. Quindi diventa lo strumento per far sì che l'attuale situazione dell'azienda e i miglioramenti successivi non siano frutto del caso, ma di una volontà strategica appunto della direzione aziendale. L'approccio della prassi di riferimento è proporzionale, cioè viene richiesta una serie di requisiti, ma alle medie e grandi aziende viene richiesta l'intera applicazione dei KPI e dei requisiti richiesti dalla prassi, alle micro e alle piccole aziende vengono chieste un set di indicatori inferiori proprio per facilitare l'ingresso anche di queste piccole realtà a una prassi di riferimento che non sarebbe stata magari troppo impegnativa. Prassi di riferimento che crea e chiede di misurarsi su sei aree tematiche. Queste sono le aree che la prassi richiede di andare a verificare all'interno dell'organizzazione. Sono le aree dove probabilmente poi anche dai dati che ci ha fatto vedere anche la Paola, sono le aree dove i temi della parità di genere sono più significativi. Ce ne sono alcune che, vedete, hanno un peso, pesano di più perché sono più importanti, probabilmente perché si hanno i dati, registrano un'arretratezza, no? Quindi ancora siamo ancora un pochino indietro su questi temi e quindi si premiano le aziende con un punteggio maggiore se fanno delle azioni su queste aree, ma comunque sono tutte e sei importanti. Si va dall'area cultura e strategia, all'area governance, ai processi HR, quindi la gestione delle risorse umane, l'opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda, l'equità remunerativa per genere e la tutela della genitorialità e conciliazione del lavoro. Quando parlo di parità di genere mi piace sottolineare che si parla di genere. Poi, in alcuni punti della prassi, si parla in particolare delle donne, perché in quell'elemento si registra ancora uno stato di arretratezza, quindi di dato ancora molto molto basso e quindi si potenzia parlando appunto di inclusione, no? O di crescita delle donne in alcune tematiche. Però la prassi parla di parità di genere, quindi nessuno si deve sentire escluso. Aziende che hanno in totale, magari tra l'organico in totale donne o la maggior parte delle donne o aziende che hanno in totale uomini. Si parla appunto di parità tra i due generi. Ogni area, come vi dicevo, ha un peso perché naturalmente poi vedremo qual è la logica per cui si va in certificazione e ogni area, contiene un set di indicatori sui quali l'azienda si deve andare a misurare. Quindi vi ho riportato per ogni area quanti indicatori abbiamo. Fatto 100, il peso di tutte le aree e di tutti i KPI, tutti gli indicatori, per accedere alla certificazione dovremmo avere un punteggio minimo su questi indicatori. Gli indicatori sono di tipo qualitativo e di tipo quantitativo, quindi qualitativo significa ho o non ho quell'elemento, quindi mi attribuisco quel punteggio o non lo prendo. Quantitativi vengono espressi in genere in termini di un delta percentuale rispetto a un valore o interno all'azienda, quindi l'azienda si misura con valori della propria realtà crescenti nel tempo, oppure un delta rispetto alla percentuale, alla media del mio settore di riferimento. Quindi c'è per le grandi aziende, per le medie e grandi aziende, spesso il KPI viene misurato rispetto a quello che fanno le aziende in media nel mio settore. Quindi non basta misurare l'azienda per la sua realtà, ma ci si confronta anche quello che fanno le aziende del nostro settore. Qui vi riporto ancora la struttura dei KPI con il peso e con l'indicazione di quanti indicatori qualitativi o quantitativi stanno in ogni area. Quelli quantitativi sono più presenti naturalmente in quelle aree dove si parla di opportunità e crescita ed inclusione e di equità remunerativa. Quindi lì andremo proprio a dare i numeri dell'azienda. In altri casi si parlano più di politiche o attività o eventi formativi che l'azienda ha fatto o deve fare comunque per promuovere la parità di genere.
Quali sono le aree aziendali maggiormente coinvolte? I processi aziendali sono coinvolti quasi per la totalità, perché qualsiasi processo aziendale in genere utilizza, no? Registra la presenza di risorse umane, quindi le politiche che riguardano le risorse umane vengono applicate in tutti i processi aziendali. Ma le aree aziendali che vengono, diciamo, allertate inizialmente quando si parla di politiche di parità di genere sono sicuramente la direzione dell'azienda, perché sta lì la decisione di prendere strategicamente l'indirizzo sulla parità di genere e eventualmente anche la certificazione, quindi lì nasce la volontà di mettere in piedi delle politiche. La direzione, o comunque la funzione della gestione HR, perché lì sono le politiche maggiormente impattanti sulla gestione delle risorse umane dell'azienda. E gli eventuali sistemi di gestione già esistenti nelle aziende, molte di voi avranno già certificazioni 9001, 14.000, 45.000 che è la sicurezza, 27.001 che è la certificazione per la sicurezza delle informazioni. Quindi quando ci si approccia alla parità di genere ci si interfaccia anche già con i sistemi esistenti, perché su quelli si possono poggiare poi le politiche di parità di genere che noi andremo a sviluppare. Quali sono quindi i requisiti per ottenere la certificazione ai sensi della PDR 125? Il raggiungimento di uno score minimo del 60% sui KPI, quindi per richiedere la certificazione dovremo andarci a misurare, fare un assessment iniziale sui propri KPI. Si può chiedere di andare in certificazione se almeno riusciamo ad avere il 60%. Il 60% dei KPI, il sistema di gestione attivo. Perché? Perché io metto su delle politiche e poi mi serve l'infrastruttura per farle andare avanti e per raggiungere degli obiettivi, altrimenti quel 60% oggi è frutto di una situazione favorevole della mia azienda, ma se non ho un sistema che mi consente di sistematicamente applicare le procedure, le politiche, il prossimo anno potrei avere dei dati inferiori. In più vi ho messo anche semplicemente come dato da andare a prendere in considerazione le FAQ di UNI, perché UNI nella prima fase di implementazione, quando questa prassi di riferimento è uscita e le prime aziende si sono approcciate all'applicazione, sono venuti fuori un po' di dubbi interpretativi, quindi anche le FAQ di UNI sono, diciamo, importanti e prescrittive, perché quello che poi UNI ha risposto diventa un elemento da seguire. Dicevo, sono due gli elementi, i KPI e il sistema di gestione. Qui vi ho messo alcuni esempi, per ogni area vi ho preso uno o due esempi di KPI che vengono richiesti e sui quali le aziende devono andare a fare una fotografia iniziale per vedere se hanno quel 60% del punteggio massimo ottenibile. Per esempio, nell'area cultura e strategia vi ho messo per le necessarie per le medie e grandi aziende e invece quello sono necessarie anche per le piccole aziende. Due KPI importanti. Uno ci dice che l'azienda deve mettere in piedi, avere delle procedure interne che consentono alle risorse di esprimere anche in modalità anonima le proprie opinioni e dare suggerimenti per il cambiamento dell'organizzazione a favore del dialogo e del confronto. Quindi qui si chiede all'azienda di, se non l'ha ancora già attiva perché magari ha già altri schemi etici implementati, di mettere su uno strumento. Che può essere anche fare periodiche riunioni, periodici momenti di confronto con i dipendenti sui temi dell'inclusività, può essere anche questo, oppure banalmente la prima cosa che si fa può essere mettere una cassettina delle segnalazioni, la possibilità di fare attraverso il sito una segnalazione anche anonima che arriva all'ufficio di parità di genere. E che questa la prende in carico per poi valutare quali possono essere le azioni da mettere in piedi. Quindi uno strumento per dialogare con le proprie parti interessate interne, quindi i dipendenti. Oppure la presenza di attività di comunicazione interna, di sensibilizzazione che promuovano l'utilizzo di comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di genere. Che cosa significa? Che le aziende che si approcciano alla parità di genere devono comunque fare formazione e far aumentare la consapevolezza dei propri dipendenti di quali sono anche i bias che ci portiamo dietro, gli stereotipi che magari
inconsciamente li abbiamo e li, diciamo, li portiamo nel modo di comportarsi, nel linguaggio che utilizziamo nei confronti dei colleghi. Altri KPI che possono essere invece interessanti sulla parte governance, ci viene chiesto di istituire un comitato o un team che si occuperà della parità di genere in azienda. Questo vuol dire che l'azienda ci deve credere, deve investire risorse interne per parlare e per promuovere le politiche di parità di genere. E deve definire degli obiettivi, quindi deve in qualche modo mettere a budget delle risorse per raggiungere obiettivi di parità di genere. Nell'area HR, per esempio, si chiede di istituire o di predisporre, se l'azienda non ce l'ha, procedure e processi che favoriscono l'inclusione e la parità di genere nelle fasi di selezione, nelle condizioni generali di contratto, nella fase di onboarding, nelle valutazioni delle prestazioni. Oppure, altra cosa molto importante, di cui parlava anche prima Paola, quella di avere referenti interni con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente di lavoro, gli episodi di molestie, mobbing, violenza. Quindi avere qualcuno che internamente, a cui internamente il dipendente può rivolgere per segnalare situazioni del genere. Altro elemento importante, altra area importante è quella dell'opportunità di crescita e di inclusione in azienda delle donne. Qui ci si va a misurare in prima battuta su elementi quantitativi, ci si chiede la percentuale di donne in organizzazione rispetto alla totalità dell'organico, oppure la percentuale di donne nell'organizzazione con qualifica di dirigente. In un altro KPI che qui non vi ho riportato, si parla anche di quante donne hanno ruoli di responsabilità. Quindi qui per la prima volta ci si imbatte in indicatori tipo quantitativo. Vi ho messo, per esempio, per le micro e piccole imprese, l'indicatore è interno, cioè ci si confronta col dato che si misura annualmente all'interno della nostra azienda. Per le grandi e medie imprese ci si confronta col dato del nostro settore di riferimento, quindi non vale soltanto misurare la parte interna, ma ci si deve domandare anche come si stanno comportando le aziende nel settore. Altra area importantissima è quella della remuneratività, per genere. Quindi qui si va a valutare se a parità di livello inquadramentale ci sono differenze retributive tra uomini e donne. E ci si domanda se questa differenza, laddove esiste, supera una certa percentuale. Se la supera, è chiaro che dovremo nel tempo valutare questo elemento e fare delle azioni di rimedio. L'ultimo, l'area tutela della genitorialità e conciliazione vita lavoro, il fatto di avere delle politiche che vanno anche oltre quello che è stabilito dal contratto nazionale, a tutela della maternità e paternità, servizi per favorire la conciliazione tempi vita lavoro, tipo il congedo di paternità oltre il contratto nazionale, procedure di attività di back to work, coaching, part-time reversibile, smart working, eccetera, eccetera. Quindi tutte quelle politiche che l'azienda mette in atto per conciliare le tue tematiche, no? Lavoro e vita privata. Vi dicevo, ci misuriamo con degli indicatori, quindi nel momento in cui l'indicatore noi lo abbiamo soddisfatto, quindi abbiamo quell'elemento o stiamo all'interno del gap che la prassi di riferimento ci richiede, ci attribuiamo il punteggio che parametrato per il peso dell'area ci fa andare a calcolare quel 60% che noi dovremo andare a raggiungere. Laddove individuiamo dei gap e quindi delle aree dove il KPI non lo raggiungiamo, è lì che sicuramente dovremo andare poi a stabilire dei piani di miglioramento. Velocemente, perché sennò vi occupo, diciamo, occupo anche il tempo che invece vorrei far dedicare al relatore successivo, il sistema di gestione è un altro elemento. Ho detto il 60% per raggiungere la certificazione, più un sistema di gestione che sia attivo. Chiunque di voi abbia già dentro un'azienda, un sistema di gestione per altri schemi ISO, sa di che cosa parlo. Per
per gli altri è un'infrastruttura sul quale poggiare le politiche per farle, diciamo, effettivamente applicare l'azienda. Per quanto riguarda gli elementi del sistema di gestione che ci vengono richiesti dalla prassi, si parla di politica di parità di genere, quindi l'azienda deve stabilire una sua politica e renderla applicata, deve nominare un comitato guida per poter rendere attive le politiche che stabiliranno il piano strategico, deve definire un piano strategico che è qualcosa di più di un piano degli obiettivi, ma poi che in ultima analisi si concretizza in un piano delle azioni per mettere in campo le politiche e superare le disparità che abbiamo in azienda. Deve mettere e rendere attivo un piano di comunicazione interno ed esterno sulle proprie politiche e sugli obiettivi che si delineano anno per anno. Inoltre deve avere delle procedure o comunque processi che mi parlano di gestione della documentazione, monitoraggio di KPI, perché i KPI per i quali mi misuro in fase di certificazione, una volta all'anno li dovrò andare a rimisurare e l'ente di certificazione mi valuterà su quei KPI, perché una cosa un po' diversa dagli altri schemi ISO è che io oggi ottengo la certificazione solo al 60% del punteggio, ma la mantengo se dimostro di incrementare il mio punteggio e quindi di migliorare in quei KPI. Quindi il mantenimento, diciamo pure semplice, non è allo stato attuale, diciamo, previsto per mantenere questa certificazione. Gli audit interni che sono i controlli sulle procedure, la gestione di tutte quelle situazioni non conformi che sono una disapplicazione delle politiche in atto, una revisione periodica del sistema e il miglioramento, perché è chiaro che il sistema deve migliorare i risultati sui KPI. Poi qui ho fatto, diciamo, dei passaggi di approfondimento sulla politica di parità di genere. L'importante è che questa politica sia condivisa internamente e esternamente con le parti interessate e che sia periodicamente revisionata. Il piano strategico mi interessa farvi vedere che è il piano di miglioramento sulla parità di genere, ma la prassi di riferimento ci chiede assolutamente di trattare dei temi, quindi ci obbliga a misurarci su selezione e assunzione, gestione delle carriere, equità salariale, genitorialità e cura, work-life balance e prevenzione di abusi e molestie. Quindi questi temi ci devono essere per forza. Ci dobbiamo misurare su questi temi. Quali sono gli step per arrivare alla certificazione? L'assessment iniziale, perché è essenziale fare la fotografia dell'azienda in questo momento prima di arrivare in certificazione, perché poi sono sui KPI che non ho raggiunto che faccio delle azioni di miglioramento. Stabilire eventualmente istruzioni o procedure per applicare quelle politiche di miglioramento che dovrò mettere in atto e fare formazione ai dipendenti e formazione soprattutto ai livelli di manager, cioè ai manager, perché saranno loro che dovranno rendere applicabili quelle politiche all'interno della struttura. Certificare velocemente significa far attestare all'ente terzo, che sono l'ente di certificazione, il mio stato di aderenza alla prassi di riferimento. La certificazione dura 3 anni come per gli altri schemi ISO, ma annualmente vengo verificato. Chi può richiedere la certificazione? Tutti, aziende, ogni organizzazione privata e pubblica, non le partite IVA che non abbiano dipendenti, perché è chiaro che qui si parla di politiche di parità di genere, quindi devono essere applicate a risorse umane. L'iter per la certificazione è molto semplice, si richiede, diciamo, il preventivo quando si è, diciamo, a un ente di certificazione, quando si è già implementato un sistema, veniamo verificati in 2 step successivi per dare possibilità all'azienda, se nello step 1 non avesse diciamo, pienamente la conformità alla prassi, si arriva poi nello step 2 della certificazione, viene rilasciato il certificato per 3 anni. Le aziende certificate parità di genere naturalmente vengono comunicate da Credia, che è l'ente che autorizza l'ente certificazione e rilascia i certificati, vengono comunicate al Dipartimento delle Pari Opportunità e la stessa azienda che si certifica effettua della comunicazione periodica ai sindacati e alla consigliera di parità che è regionale e provinciale, perché naturalmente ci si
loro possano in qualche modo interloquire con l'azienda e richiedere eventualmente dati o in qualche modo approfondimenti sul nostro sistema di gestione. Quindi entriamo in un sistema di comunicazione anche verso stakeholder esterni, appunto per promuovere le politiche che noi abbiamo attive all'interno della nostra organizzazione. I numeri, per ultimo, do 51 sono gli enti attualmente autorizzati a rilasciare certificazioni sulla parità di genere e come vedete un numero abbastanza significativo, visto che la norma, la prassi è partita dal 2022, quasi, insomma, fine del 2022, le prime certificazioni. Siamo già a 2.900 e passa aziende che hanno abbracciato questa certificazione. Io spero di non avervi, diciamo, annoiato con i temi. Sono a disposizione se avrete delle domande. Vedo che sono state fatte alcune domande sulla chat, poi magari provvederò, insomma, a dare direttamente delle risposte e lascio a questo punto parola a Grazie Emanuele Claudia. Rossini per la Aspetta, sua. aspetta. Sì. Sì? Grazie Claudia, grazie Paola dei vostri interventi. Niente, abbiamo visto una panoramica ampia, diciamo, sulla normativa, una panoramica storico-culturale che mi sembra abbia dato tanti spunti di domande che in realtà ancora in chat non ci sono, quindi invito magari a fare qualche domanda. Ci siamo addentrati nella normativa. Claudia ci ha veramente ha ripercorso tutti i KPI. È un po' noioso da un certo punto di vista, ma purtroppo questa è. Però ne sono venuti, secondo me, tanti spunti. Insomma, si è parlato di innovazione, di creatività, di strategia aziendale, di dialogo, di formazione, che la formazione è essenziale, di nuova consapevolezza, il fatto che le aziende devono cambiare un po' la mentalità. Quindi a questo punto passo la parola a Emanuele Rossini, direttore HR di Ruffino, dove questa mentalità sta cambiando, giusto? Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie a Confindustria per avermi invitato a questo appuntamento molto, molto interessante. Ma intanto noi siamo una delle aziende certificate, ormai da un anno, a luglio celebriamo il primo anno di certificazione. È un processo che è iniziato un po' di tempo fa. Ecco, permettetemi di dirvi qualcosa dell'azienda, così poi credo che serva anche per parlare poi della certificazione. Ruffino è una storica azienda vitivinicola fondata a Pontassiere, cittadina sud di Firenze, produciamo vino. L'azienda è stata fondata da due cugini, Lario e Leopoldo, poi nel 1913 è passata di mano alla famiglia Folonari, che l'ha gestita per circa 100 anni, quando dopo è passata nelle mani di Constellation Brands, una multinazionale. Ecco. E i nostri vini, vabbè, sono presenti in tutto il mondo, ma non è che voglio raccontarvi dei vini. Volevo raccontarvi questo passaggio perché io sono arrivato in azienda e con me l'amministratore delegato subito dopo l'acquisizione da parte di Constellation Brands. Noi entrambi venivamo da altri contesti multinazionali dove, diciamo, i temi della diversity, della parità di genere in qualche modo si respiravano, anche se le norme ancora non c'erano a livello italiano. Ma io ricordo che quando sono arrivato negli uffici di Pontassiede, tra gli impiegati c'erano solo tre donne, tre. E io rimasi un po', ecco, così, no? Ecco, negli altri posti, location, ce n'erano qualcuno di più, ma insomma le donne erano sempre poche. Sarà perché, come si dice nel detto, donne in cantina fanno l'aceto, ecco, quindi c'era forse questo detto, però questi bias da combattere, no? Allora, io quando parlo della certificazione della parità di genere dico che per me la certificazione è iniziata là, è iniziata in quel momento là, perché ci siamo detti che dovevamo cambiare le regole del gioco, no? Dovevamo forse cambiare un po' il modo di pensare della nostra azienda, il modo di vedere le persone. Allora, piano piano abbiamo iniziato ad inserire le donne all'interno dell'azienda, e poi le donne manager, e poi le donne dirigenti, le donne responsabili di team, nell'enologia. In cantina, responsabili di cantina, donne. Quindi, insomma, abbiamo iniziato a cambiare un po' la mentalità dell'azienda, no? E quando è uscita la certificazione della parità di genere, lo scorso anno, insomma, ormai un anno e qualcosa fa, noi ci siamo detti subito: beh, insomma, noi ci piacerebbe provare a certificarsi, no? Perché?
perché volevamo misurare il lavoro che avevamo fatto. Cioè volevamo capire se in questi 10 e passa anni quello che avevamo fatto era qualcosa di positivo e se era sufficiente per ottenere la certificazione della parità di genere. E quindi è con questo spirito che ci siamo mossi per andare a richiedere una certificazione. L'azienda in realtà già dal 2019, anzi in realtà dal 2018, fa il proprio bilancio di sostenibilità, nel quale si parla anche di parità di genere, no? Nel bilancio di sostenibilità. Quindi erano argomenti che comunque già l'azienda aveva iniziato anche a diffondere tra i propri colleghi, per poi ovviamente parlare anche di tutto il mondo della diversity più ampio. Avevamo fatto i focus group, avevamo fatto azioni per capire se c'erano difficoltà in ambito diversity. Per la verità, difficoltà non ne sono venute e quindi ben volentieri siamo arrivati alla certificazione. E devo dire che per noi è stata particolarmente semplice perché abbiamo semplicemente riportato nel questionario che la dottoressa Martelli ci spiegava poc'anzi, tutti quelli che erano i nostri KPI e KPI che erano più alti della media del settore spesso e quindi siamo arrivati in fondo che la certificazione è stata facile perché, ripeto, è stato un percorso che è iniziato negli anni, no? Magari abbiamo dovuto mettere nero su bianco qualche procedura che non c'era, era una consuetudine, ma non era stata quella consuetudine formalizzata in una procedura vera e propria. E quindi l'abbiamo formalizzata. Abbiamo nominato il comitato guida. Insomma, alla fine della fiera noi abbiamo ottenuto una certificazione con uno score ben superiore al 70%. Tanto che io ogni tanto tentavo di dire, beh, anche un pochino meno, perché sennò l'anno prossimo che cosa dobbiamo fare per migliorare, no? Per continuare ad ottenere questa certificazione, insomma. Quindi, no, a parte gli scherzi, questo è stato un pochino quello che abbiamo fatto. E vi dico che per noi è un grande motivo di orgoglio, ve lo dico sinceramente, perché davvero testimonia che i passetti fatti anno dopo anno, no? Procedura dopo procedura, assunzione dopo assunzione, hanno portato a qualcosa di veramente importante in azienda. Devo dire che diventa per noi anche motivo di attraction dei candidati, perché raccontiamo ovviamente della parità di genere ai nostri candidati. Diventa motivo di retention per le persone che già sono in azienda, perché vedono che c'è spazio di crescita sia per gli uomini che per le donne, perché qui si guarda solo al merito, non si guarda al genere, ma siamo guidati solamente dal merito. Se la persona merita, se la persona ha le competenze e ha gli skill giusti, la persona si merita quel posto, a prescindere che sia un uomo o a prescindere che sia una donna, anche nell'enologia, anche in cantina, anche nell'agronomia, anche in tutte quelle, diciamo, funzioni tecniche che magari una volta si ritenevano riservate agli uomini, no? Ecco, quindi anche in quelle funzioni lì c'è spazio per tutti. E poi la cosa bella è questo comitato guida, un comitato guida che abbiamo fatto cercando di rispettare tutte quelle diversità che ci sono in azienda, quindi l'età, le provenienze, perché abbiamo persone che provengono dalle nostre tenute, dal Veneto, dalla Toscana, diversi livelli di scolarità, perché abbiamo il manager con il master all'università e l'operaio agricolo che magari è alla terza media, insomma, no? Quindi abbiamo cercato di rispettare tutte le diversità all'interno di questo comitato guida per cercare di implementare e di migliorare per quanto possibile la politica sulla parità di genere. Ovviamente siamo molto impegnati su tutto quello che è il sostegno alla genitorialità, no? Si diceva prima che ci sono pochi figli, le donne non fanno figli. Ecco, allora da parte nostra, come azienda, abbiamo deciso di supportarle in tutto e per tutto. E quindi magari alle mamme, laddove è possibile, diamo lo smart working per 4 giorni alla settimana fino all'anno del bambino e poi continuiamo con 2 o 3 giorni e consentiamo dei periodi per l'inserimento nell'asilo nido. Insomma, cerchiamo di supportare in tutto e per tutto la genitorialità per far sì che il figlio non diventi un handicap, ma anzi una cosa bella da vivere e che aiuta a svilupparci come persone, direi come comunità e come paese Italia, insomma, perché poi alla fine il problema è che poi l'Italia perde, no? Diventa più povera se abbiamo sempre meno figli. Quindi questo è uno dei punti nostri di attenzione e poi c'è tutto il mondo dei caregiver, quindi l'assistenza ai figli magari un po' più grandicelli, l'assistenza alle persone anziane. Ecco, quindi anche in questo l'azienda
attenta ad avere un occhio di riguardo, no? Quindi concedendo magari più giornate di smart working, concedendo di magari fare orario ridotto quando serve. Quindi si tratta di supportare le persone a vivere il proprio lavoro. Poi ovviamente non sempre questo è possibile, perché ovviamente in azienda non siamo tutti uguali, semplicemente perché il lavoro di ciascuno è diverso dall'uno e dall'altro, no? E se c'è chi può fare lo smart working, chi coltiva la vigna o chi raccoglie l'uva durante la vendemmia non lo può fare dal remoto, ma deve essere lì come il magazziniere, deve essere lì presente dove si movimentano le casse di vino o si imbottigliano i nostri vini. Quindi questa è stata un po' la nostra esperienza. Quindi siamo molto contenti di questo, perché ci ha portato reputazione, è uno entra nel nostro storytelling. Oggi quando parliamo di Ruffino raccontiamo della parità di genere, perché noi siamo stati la prima azienda nel vitivinicolo ad ottenere la parità di genere, ma credo, e non vorrei sbagliarmi, anche la prima azienda nel mondo più largo del beverage che ha ottenuto la certificazione della parità di genere, ripeto, ormai un anno fa. Ecco, quindi io non so se ci sono domande, volentieri rispondo, se no io vado volentieri avanti, ma siccome vedo che il tempo del nostro seminario sta per scadere, mi fermerei qua e volentieri rispondo alle domande che ci sono. Grazie, grazie mille. No, domande continuano a non esserci, anche se ci sono complimenti per gli interventi e per la vostra realtà, che veramente ha visto una crescita virtuosa, mi sembra. Insomma, da tre donne a quante sono diventate ora in Ruffino? Beh, siamo praticamente metà e metà. Siamo circa 300 dipendenti, quindi c'è 50, diciamo, sì, in un ambito effettivamente quello enologico, che insomma fino a tanti anni fa era maschile, insomma un po' come l'industria metalmeccanica, poi alla fine insomma siamo nello stesso ambito. Ottimo, insomma, comunque è una bella esperienza, mi sembra che magari possa invogliare ancora quelle aziende che sono lì lì per dire: ma faccio questo passo, non faccio questo passo. È chiaro che la certificazione necessita insomma di un intervento attivo da parte dell'azienda, di un mantenimento diciamo degli standard, non basta soltanto, perché ora mi capita qualche azienda che me lo dice: ma io faccio il rapporto annuale, il rapporto biennale regolarmente, quindi posso avere la certificazione. Quello è un passo che ci può servire poi per raggiungere la certificazione, ma non è sufficiente, perché proprio bisogna colmare diciamo alcuni vuoti, oppure mettere per iscritto, come ha detto lei, qualche pratica, qualche prassi che in realtà sono best practice delle aziende, che invece dobbiamo scrivere, perché questo ci impone la prassi. Se non ci sono domande, e vedo che comunque le domande non... avete qualche iniziativa? Chiedono se la Ruffino ha iniziative per agevolare i neobabbi. Rientra nel mondo della genitorialità, quindi quello che applichiamo alle mamme lo applichiamo anche ai babbi, sempre per il principio della parità di genere. La parità di genere, giustamente. Questa è un'eccellenza, perché considerate che sempre nella mia raccolta dei dati il 12% degli aventi diritto in Italia chiede il congedo di paternità, esatto. Quindi sì. Siamo sì, indietrissimi. Allora questo confermo che è vero, i babbi non chiedono molto il congedo di paternità, però laddove però lo chiedono glielo concediamo, ovviamente, ma gli concediamo anche ai babbi che lo necessitano di lavorare più giorni da remoto, come lo concediamo alle mamme. Certo. Quindi con lo stesso principio, no? Siccome la policy non è per la mamma, la policy è per i genitori. Si parla di genere, babbo, poi. Mamma. Sì, esatto. Se no facciamo disparità di genere. Al contrario. Al contrario. Io passerei ora la parola un attimo al collega Daniele Sguanci, che così fa un po' la chiusura dei lavori. E ringrazio tutti per gli interventi. Saranno inviate le slide a tutti i partecipanti sulle mail che sono state inviate in sede di iscrizione. Siamo comunque a disposizione, insomma, a rispondere sia io che il collega Luca Lorenzini a qualsiasi domanda e approfondimento da parte dell'azienda. A te, Daniele. Perfetto, allora grazie molte, intanto complimenti a tutti per la puntualità, che è una cosa molto importante che ci caratterizza nell'organizzazione dei nostri eventi.
Io torno velocemente sulle parole del nostro vicepresidente, no? L'obiettivo di queste nostre iniziative è quello di sensibilizzare le imprese, no? Se ci pensiamo bene, è il ruolo di Confindustria, no? Quello di supportare e orientare le aziende verso i nostri imprenditori, la strada corretta da percorrere, cioè questo è quello che vogliamo fare con il nostro modello allargato che è stato presentato oggi. Per fare questo siamo ovviamente disponibili a un'attività di supporto costante con un laterale follow-up che è quello che inizieremo a fare, abbiamo già iniziato proprio con tante aziende che già hanno richiesto un nostro contributo. Per cui, come diceva Veronica, tutte le aziende che si sono iscritte riceveranno una mail intanto con il video integrale dell'evento, perché comunque è una cosa molto importante, e soprattutto una sarve di gradimento che ci permetterà anche di ricordare che per tutte le nostre aziende associate è prevista una visita completamente gratuita con i nostri esperti. Questo per appunto lasciare qualcosa di concreto, no? Rispetto a quella che è l'attività che abbiamo fatto oggi, insieme alle slide dei nostri relatori. Che questo è il nostro modus operandi, lo facciamo trasversalmente ai temi che stiamo trattando, però ecco, ci piace dare questo tipo di contributo. Per cui io ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi, ma soprattutto tutti i relatori e Emanuele Rossini, un caro amico, che ancora oggi ci ha raccontato la sua bellissima realtà, e vi auguro una buona serata e riceverete la documentazione che vi ho descritto per mail. Grazie a tutti.